GF VIP, che puntata inutile, nota di un vippone Vox Populi. Una serata noiosa quella del 16 gennaio 2023 per il pubblico di Canale 5 e per la madre di uno dei geffini più amati di questa edizione. Stasera il grande fratello VIP 7 non sta regalando chissà quali emozioni. Anzi, il pubblico di Canale 5 si sta lamentando sui social network per via dei blocchi scelti per questa 28esima puntata. Fatta eccezione per qualche momento, la serata non ha catturato l'attenzione dei telespettatori. In particolare, c'è chi si lamenta sui social network senza trattenere il disappunto sui blocchi di questa puntata ed è una persona molto vicina a un concorrente. Si tratta di Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi. L'ex volto della TV italiana degli anni 80-90 si è lasciata andare a un'opinione molto popolare sul web stasera. Che noia, che barba. Tutti i blocchi senza senso, inutili. Che puntata inutile. Speriamo solo in una soddisfazione almeno. Le sue parole rispecchiano quelle condivise nelle ultime ore dai telespettatori. Probabilmente delusi perché avrebbero voluto vedere qualcos'altro di più avvincente. Invece, gli unici momenti che hanno soddisfatto le aspettative nella puntata di stasera del GF VIP 7 sono stati quelli dedicati a Oriana Marzoli. Quest'ultima sembra ormai aver rubato la scena ad Antonella Fiordelisi, come lo stesso Alfonso Signorini pare voler far notare. La geffina venezuelana riesce a intrattenere il pubblico e a tenerlo incollato al piccolo schermo. Infatti, è in tendenza su Twitter insieme a Daniele Dalmaro, con cui ha instaurato un rapporto speciale dall'inizio della puntata. In particolare, la parte dedicata al confronto tra Patrizia Rossetti e Vilma Goic ha parecchio annoiato il pubblico, in quanto non si è arrivati neppure a una conclusione concreta. Il momento dedicato a Nikita Pelizzon non ha avuto l'effetto desiderato. Quest'ultima ha ricevuto la visita del suo ex fidanzato Valerio, il quale le ha semplicemente fatto capire che fuori dalla casa c'è ancora un esercito che la sta sostenendo. Nulla di nuovo. E niente di nuovo neanche quando sempre Nikita è stata protagonista di una discussione con Luca Onestini. A regalare qualche emozione ci ha pensato Davide Donadei, il quale ha parlato della sua situazione familiare assai complicata. Per via dell'arresto del padre, avvenuto quando aveva solo 4 anni. La storia ha commosso il pubblico e anche i geffini e i presenti in studio, tra cui Sonia Bruganelli. Nessuna grande novità insomma per quanto riguarda la maggior parte dei blocchi di questa 28esima puntata del reality show di Canale 5 e i telespettatori. A questo punto, avrebbero preferito che il momento dedicato a Oriana Marzoli durasse di più, in quanto è quella che è riuscita a regalare più tensioni ed emozioni allo stesso tempo. Attilio Romita, a un certo punto, pare prendere la situazione in mano, con le sue dichiarazioni fatte in confessionale e svelate in diretta con una clip. Il giornalista ha duramente criticato Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, accusandoli di aver preso le redini della casa comandando anche sui momenti svago. Peccato, però, che stasera Attilio abbia preferito parlare con un tono più dolce evitando gli scontri. Calm, Italia's Zero Noting, Januari 16, 2023. Smurfette 10, et Smurfette 10, Januari 16, 2023. È come un fratellone, et Goretisanta 1, Januari 16, 2023. Luca, et Luca 91.126.252, Januari 16, 2023. Qui betondo pa' care lo in team, si el devine tare in team, ca sei betono, underground, no, șapte am dat tonu, da nu ca voda fonu, si acum rap e moda, oh nu, așa e, si zici că stom for, la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot, sunt un crucișător, lansând rachete aer sol, încă de când el era broc și se uza de aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol, nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hipa prin pori, bile mari, zintor, că știi că după trimit ciocanul mare, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia treabă ca...